sono un po' di spunti, un po' di situazioni di cui parlare. La prima, che è quella che a me interessa di più di tutte, è il fatto di che andiamo a giocare una partita molto difficile, quella di domani, per primo per la forza e il valore di Cantù, e la seconda perché giochiamo dopo appena 48 ore, appena, scusate, 3 giorni, 72 ore di, della partita fatta in Coppa, che è stata molto dispendiosa contro una squadra molto fisica come quella di Ostenda. Non abbiamo avuto tanto tempo per preparare. Ieri abbiamo fatto una seduta esclusivamente di defaticamento, abbiamo cercato di mettere a posto 2 o 3 giochi d'attacco, 2 o 3 giochi di difesa, e quindi c'è pochissimo tempo. In questo pochissimo tempo cercheremo di mettere a posto anche la seconda soluzione, cioè quella seconda situazione, cioè quella dell'arrivo di Ben Hoefner, che speriamo ci possa dare qualche minuto anche domani. Cantù è una squadra, secondo me, di quelle che, parliamo del campionato, che abbiamo affrontato in casa, è quella che mi dà più pensiero, perché non voglio dire sia più forte di Torino di Reggio Emilia, però è una squadra con un'individualità, con delle individualità veramente molto molto spiccate, ha dei giocatori di altissimo livello che sono capaci di decidere la partita da sole, e fino adesso ha avuto degli alti e bassi durante le stesse partite veramente impressionanti. Quando troveranno l'equilibrio giusto per poter andare avanti per 40 minuti, sarà una squadra molto difficile da affrontare. Hanno dei giocatori molto interessanti, Smith, per me, che è veramente molto bravo, perché a taglia, a stazza, va a destra, va a sinistra, fa tante cose. Hanno il talento puro di 2 giocatori che possono fare il bel cattivo tempo in ogni momento, che sono Cool Pepper e soprattutto Chappell, e nel 4 un giocatore, soprattutto adesso con Chesodini diventato allenatore stabile, Burns nel ruolo di 4 dà tanta atleticità vicino a Thomas, che si alterna un po' con Crosarioli. E poi hanno comunque Parrillo, Cornu soprattutto dalla panchina, adesso non c'hanno il cambio dalla piccola che hanno tagliato, e hanno un giocatore in meno, quindi hanno dei minuti in più per tutti. Io penso che Cantù, io sono andato a vedere dal vivo dopo la partita di Pistoia, mi sono fiondato da Pistoia ad Esio a vedere la gara, hanno fatto una partita contro Trento di grande spessore, hanno un contropiede primario di primo livello e hanno soprattutto questa capacità di saltare l'uomo, di giocare uno contro uno, veramente molto molto forte. Quindi noi in così poco tempo cercare di mettere la partita sui giusti binari credo che sia molto importante.